Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Continuiamo con il commento alla serie del generatore a Fallout Story. Settimana scorsa ci eravamo interrotti a metà del combattimento. Questo mese vediamo come il combattimento si è concluso. Il video è uscito durante la settimana, vi lascio il link qua sopra nel caso dobbiate ancora andarlo a recuperare. In questa puntata analizzeremo quello che è successo in questo video. Prima di cominciare con l'analisi delle scene vere e proprie, un commento di ordine generale, diciamo. Durante tutto il video, durante tutta la parte del combattimento, soprattutto sentirete che io ogni turno, ogni azione ho sfruttato l'occasione per inserire qualche piccolo dettaglio di descrizione sul fatto che l'armatura dei supermutanti fosse fatta con i rottami, il colpo del supermutante è così forte da spaccare il cemento per terra, e in molti casi ho anche descritto quello che succedeva, o i giocatori hanno descritto quello che i loro personaggi dicevano o facevano. Questo però non è avvenuto per ogni singola azione. Ricordatevelo, descrivere quello che succede al di là del tiro, ah, l'hai colpito, ah, ok, gli faccio tot danni, rende la storia sicuramente più avvincente, rende proprio la sessione di gioco di maggior intrattenimento, ma mettersi a descrivere ogni singolo colpo, ogni singola azione, dire una battuta per ogni singola cosa che succede, non fa altro che allungare a dismisura i tempi, al di là del fatto che esistono un numero limitato di modi in cui potete dire colpisco l'orco con la mia spada. Rendetevene conto. Sappiate dosarvi e sfruttate queste scene non solo per commentare i colpi, ma per aggiungere dettagli all'ambientazione. Di questo ne parleremo di più in fondo. Adesso iniziamo con le scene vere e proprie. Ah, e comunque, Max, Dimmi. per un dado da 4 round in caso di critico, ma tu non hai fatto critico prima. Allora devo averlo copiato male. Ecco, questo probabilmente è il punto più interessante dal punto di vista della formazione per i master dell'intero spezzone di quest. Se avete notato, io qui ho corretto Max per l'applicazione errata di una regola, ma non l'ho corretto in tempo reale. In realtà Max ha citato la regola un paio di turni prima, e quando lui l'ha citata, a me è sembrato che la regola fosse scorretta. Quale sia la regola in questo caso, si tratta di una delle varianti, ne parleremo poi, ma è indifferente, qualunque regola di qualunque gioco sarebbe stato virtualmente identico. Quello che importa è che la regola che lui stava sbagliando ad applicare non avrebbe avuto un effetto immediato sul gioco, ma si sarebbe verificata molti turni più avanti. In realtà, in questo momento, cioè nel turno dei mutanti. Ora, probabilmente la primo istinto del master sarebbe stato interrompere il gioco nel momento in cui il giocatore ha citato una regola sbagliata. Ma dato che la regola non sarebbe entrata in azione se non dopo del tempo, in realtà non c'era la necessità immediata di interrompere il gioco, e interrompere il gioco ovviamente vuol dire fermare l'azione, fermare i ragionamenti che magari i giocatori stavano facendo in attesa del loro turno, far perdere tempo a tutti, e nel caso poi in realtà la regola si sarebbe rivelata corretta come l'aveva detta Max, avrei fatto perdere del tempo all'intero tavolo per niente. È stato molto meglio
lasciare andare avanti il gioco e mentre gestivo i turni degli altri giocatori, sì, il multitasking è un'abilità fondamentale per il master, sono andato a rivedere il foglio con tutte le varianti delle regole, come avrei potuto andare a guardare il regolamento, avrei potuto andare a guardare il PDF, comunque sono andato a controllare quale fosse la regola corretta. Nella migliore delle ipotesi, la regola corretta sarebbe stata come l'aveva detta il giocatore e quindi non ci sarebbe stata nessuna interruzione del gioco. In questo caso, purtroppo, no, avevo ragione io, non il giocatore, quindi un'interruzione avrebbe dovuto esserci stata, ma l'ho fatta nel momento in cui gli altri turni erano finiti, stava per arrivare il mio turno come master e quindi avrei comunque dovuto parlare io, mettiamola così, ma avendo controllato tutta la parte lunga mentre il gioco andava avanti, ho potuto dire immediatamente a Max qual era la regola corretta, dove andare a cercare per controllarla, e quindi anche questa interruzione è durata il minor tempo possibile. Perfetto. Sì. E il main event a quanto pare lo spettacolo dei pagliacci. Pa, pa, para, 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 Arriva facendo il giocoliere col fucile e la motosega. Ok, questo non c'entra nulla né con la quest né con le abilità come master, ma questo suono è la risata di Don Becchi. Sì, molte di queste risate sono state tagliate. Te lo faccio passare io con un po' di piombo. E spariamo come E solito. usarmi, energia. Io, se non fossi così arrabbiato per aver mancato un colpo così facile, glielo farei notare. Puntiglioso, lei. Basta, fatto un tiro di merda. E vedo che prosegue bene qua la cosa. Che la sua armatura è comunque 8, non so se ce la fai. Perciò l'ho colpito, Bonus di attacco base hai? Destrezza? no. Bonus di attacco base ho 5. Ok, hai più 10, 12 ce la fai. Ecco, qui stava per succedere un errore estremamente comune. Questo discorso vale tanto per i giocatori quanto per i master. Jack ha tirato un risultato molto basso sul dado e stava dando per scontato che questo volesse dire che la sua azione è fallita. No, soprattutto nei giochi del D20 System, ma non solo, quello che conta principalmente sono i modificatori, non tanto il risultato dei dadi. Controllate sempre, non necessariamente vuol dire che aver tirato basso vuol dire aver fallito, soprattutto quando si arriva ai livelli più alti, magari anche un 3 o un 5 possono voler dire un risultato spaventosamente alto. E se un giocatore o se il master è bravo a gestire il terreno e quindi darsi modificatori di circostanza, potrebbe riuscire a ottenere azioni anche con risultati molto bassi, perché i modificatori di circostanza andrebbero a accumularsi tra di loro. Fate attenzione a questo genere di cose. Adesso che la situazione si è calmata, potete vedere i resti del pranzo dei mutanti. Guarda, Don non ci do, non ci ten, non ci tiene proprio a controllare i resti del pranzo, cioè. Ok, e con questo il combattimento è finito, ma la descrizione della scena prosegue. Ovviamente in questo caso concentrandosi su il loot, cioè quello che i giocatori hanno recuperato, diciamo il loro tesoro. Anche su questo abbiamo fatto tutta una serie di video, ve li lascio qua su se dovete andarli a recuperare. Ma oltre al tesoro, anche alla parte della scena che per adesso non era ancora loro accessibile, cioè l'automobile vicino al fuoco con gli strani fregi. Anche in questo caso, come abbiamo già detto nel video precedente, la descrizione non è un monologo continuo a parte del master, ma
vedete nel video, è stata integrata con dei tiri d'abilità da parte dei giocatori. In alcuni casi li ho chiesti io, in alcuni casi li hanno proposti loro da soli. Questo ha spezzato la narrazione e ha fatto in modo che i giocatori si sentissero comunque partecipi. Anche questo pezzo è stato interattivo. E qui possiamo dire che finiamo un discorso iniziato nello scorso video, cioè il fatto appunto che la descrizione della scena non deve essere vista come un blocco e poi si va avanti, ma è un processo che deve continuare in maniera alternata lungo tutta la durata di quello che sta succedendo. In pratica, con gli ultimi dettagli che vengono dati al party in questa parte della quest, si va a concludere la descrizione della scena che è iniziata in realtà in quello che per voi è il video precedente, cioè l'inizio di questa scena con i personaggi che arrivano al parcheggio. Questa per i giocatori è stata un'unica sessione in cui loro hanno potuto assistere dall'inizio alla fine a un particolareggiamento ininterrotto di tutto quello che stava succedendo loro intorno, che li ha introdotti non solo a quello che loro vedevano, ma anche all'ambientazione in cui loro agivano. Hanno potuto vedere il mondo devastato e abbandonato per via dell'ambientazione post-apocalittica, hanno potuto vedere che il mondo letteralmente è abitato da mutanti cannibali, quindi che è un posto pericoloso. La macchina con il cadavere del predone li ha comunque introdotti al concetto delle tribù dei predoni e il fatto che ci sono umani che fanno i predoni. Le radiazioni hanno fatto mutare le persone in mutanti. Questi sono dettagli, vabbè, dell'ambientazione di Fallout. Per le vostre quest saranno i dettagli della vostra ambientazione, ma praticamente tutta questa prima scena, vedrete più avanti, è collegata al resto della storia, ma in maniera trasversale, ma è servita principalmente appunto per introdurre i giocatori al mondo di gioco. Questo, possiamo dire, è stato il primo atto di questa mini quest, che qui si chiude perché ci sarà l'incidente iniziale, cioè loro che entrano dentro la palazzina del generatore abbandonato, però questo lo vedremo poi il mese prossimo con il terzo video della serie del generatore. Per adesso vi lascio qui, come sempre, se ci sono domande, dubbi, perplessità, scrivetemi tutto nei commenti qui sotto, ditemi anche se questa serie vi sta piacendo, se avete consigli, sto ancora improvvisando, mettiamola così. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.